La domenica mattina è il giorno in cui si va a buttare la spazzatura e quindi, come ogni domenica mattina, sono andato a buttare la spazzatura e nel buttare la spazzatura ho trovato cose meravigliose. E ora le proviamo. Abbiamo un ventilatore che secondo me è semplicemente inceppato e l'hanno buttato perché è inceppato. Non buttate i ventilatori inceppati perché si possono riparare molto facilmente. L'unica cosa è che manca il pirlo, manca il pirlo qui, ma questo lo possiamo sistemare facilmente. Poi ho trovato questo splendido Mivar bianco 12BN2V con i canali selezionabili con la rotazione del pirlo, a cui è stato tagliato il cavo alimentazione. E poi questa splendida lampada. Ma come si fa a buttare una lampada così? Guardate che meraviglia. E qui c'è l'interruttore sfasciato, secondo me. Quindi è stato aggiunto questo. E adesso proviamo ogni cosa. Proviamo ogni cosa. Come prima cosa direi assolutamente di provare la lampada. Quindi prendo una lampadina a LED e gliela ficco. Io sono sicuro che funziona. Sono sicuro che questa meraviglia funziona. Dopodiché ficco la spina e accendo. E come vedete funziona. Hanno buttato una lampada da tavolo molto bella, secondo me, che funziona. Ora io mi chiedo, ma perché la gente butta le cose che funzionano? Ma guardate che meraviglia, cioè. Non è arrugginita, non è graffiata, la sto semplicemente spolverando. Qui sotto abbiamo una base metallica, possiamo anche, volendo, aggiustare, sostituire questo e aggiustarlo. Questi li vendono, costano 50 centesimi se non di meno. Qui basta pulire l'interno o verniciarlo di... Se lo vernicio con una zincatura qui dentro, se io lo vernicio... Ah, vediamo se funziona l'interruttore. Funziona anche l'interruttore. Cioè, l'hanno buttata perché non gli piaceva più, evidentemente. Ora, se io qui dentro vernicio con una vernice zincata, ottengo una superficie riflettente e la lampada fa un po' più luce. Questo è... Molto bello, molto bello. Bene, questa è una vittoria, prima vittoria. Poi io al volo proverei direttamente questo, così, senza neanche pensarci. Quindi siccome io la forbice da elettricista l'ho persa, non so più dov'è, adesso noi proviamo a spellare questo filo. E ho deciso che non me ne frega un cacchio, la accendo e vediamo se scoppia, perché è giusto fare scoppiare le cose ogni tanto. Sicuramente ci saranno tanti appassionati di Mivar che inorridiranno, ma io non ho intenzione di fare una diagnosi su questo televisore adesso, la farò più avanti perché non ho il tempo. Quindi gli attaccherò la 220. Per fare questo, in preda all'allergia, userò questo cavo e lo ficcherò e ficcherò questi poli all'interno, così magari li piego in modo che facciano più contatto e li ficco con violenza inaudita, con odio, odiando. Bisogna sempre odiare
Ecco, se voi li ficcate ben dentro, a questo punto avete un discreto contatto elettrico. E ora ci appoggiamo il televisore sopra. È spento? Va bene, lo mettiamo acceso, lo accendiamo da qua. Vediamo cosa succede. Quindi volume a zero. E questo è suono. Video e suono, va bene. Accendo. Ecco, si è acceso. Ed ecco a voi un televisore che funziona. Con i canali e tutto. E anche questa è una vittoria. Ok, c'è qualcosa che non fa contatto. Ah, guardate. Guardate la sintonia. Da qua si regola la sintonia. Fantastico, primo, due. Qua ci sono le bande. Ora non è detto che il TV funzioni. Vedete, cambia anche la banda. È andato da U a 3. Bellissimo. Bene. L'interruttore funziona. Poi basta chiudere. E lui dovrebbe... Necessita di un po' di attenzione, ma questo oggetto è funzionante. Antenna, luminosità, va anche a 12 volt, alimentazione a 12 volt. Radio VAR SR, SAS Milano. Bene. E anche questa è una vittoria. Adesso guardiamo lui. Un Johnson, il famoso Seven Blade Johnsons. Johnson detto sette lamette. Seven Blades. E quindi proviamo questo Seven Blades. Invece in realtà ne ha solo tre di Blades. E chissà se siamo fortunati. Va bene, accendiamolo direttamente. Io lo metto su... Vediamo, è un po' scomodo. 1, 2, 3, lo metto su. Vedo che la tastiera ha dei problemi, non schiaccia. Ok, quindi abbiamo un problema sulla tastiera, ma io adesso lo accendo e come vedete funziona. Cioè, vabbè, io non ho parole. Io questo l'ho trovato per strada, stavo guidando, era su un marciapiede e molto silenzioso, fa un sacco di aria. Ma come si fa a buttare una cosa così? Adesso gli do una sistemata al volo. Sinceramente io pensavo che fosse bloccato. Ah, qua c'è la solita maledetta vite, perché loro mettono una maledetta vite in fondo. Con un bulloncino, tutti i produttori di questi cazzo di ventilatori mettono questa vite col dadino che è la prima cosa che si perde in assoluto quando si smonta questo, questa vite col bulloncino. Dopodiché si apre, ci sono 18 clip, perché metti la vite se c'hai comunque 18 clip? Ecco. Questo è un po' sporco di polvere, ora lo puliamo. Qui abbiamo questo, che è ottimo. E la parte di dietro, che oddio, vediamo, è un po' smontato. Quindi qualcuno lo aveva smontato, evidentemente. Perché è tutto molle. È tutto lento. Svitiamo. Fanculo la cosa che cade in terra, fanculo. E...
Il motore gira alla perfezione. Perfetto, perfetto. Queste sono ben strette. L'unica è che non oscilla, ma io dell'oscillazione sinceramente me ne sbatto. Ora se riesco a... mi metto sul tavolo così lavoro meglio, senza farmi venire la gobba. Riesco a stringere di più questa. Magari mi tiene di più. Ah, ma c'ha una... va bene, ha una sospensione. La tastiera, voglio veramente smontarlo. Però funziona. Questo si può alzare? Sì. Questo si può alzare alla grande. Ma questo coso è meraviglioso, è merdaviglioso. 0. No, 3, 2, 1. Sta funzionando. 1, 2, 3. Adesso gli cafuddo una pisciazzata di WD-40 dentro. Vediamo se la tastiera... oppure posso farlo da sotto? Vediamo, se tolgo qua... no. Non v'è un accesso. Ho tanta voglia di aprire queste viti. Aprirò queste viti. Ma sì, facciamo le cose come si deve fare. Apriamo. Ah! Ecco il problema, le viti Torx bastarde. Bastardi, bastardi. Non sembrano neanche Torx, sembrano maledetti. Maledetti, va bene, me ne fotto, non lo apro per adesso perché mi annoia. Andiamo ad irrorare. Non so come, ma irrorerò così. Facendo uno schifo, come vedete. Però mi sa che sta già funzionando. Funziona. Funziona. Bene. Dov'è lo straccio? Lo straccio è qua. È un po' zozzo. Ma il WD-40 pulisce. Ottimo questo Seven Blades. Questo Seven Blades Johnson. Ah, questo sembra disarticolato. Vedete? Però allora questo lo apriamo. Però lo apriamo connesso qui. Quindi lo rimonto. Cosa che voi non vedete. Questo coso raggiunge altezze considerevoli. E quindi lo trovo estremamente comodo. E a proposito di comodità, vitiamo con comodità. No. Con odio. Maledetta vite. Questo si apre. Bene. Ed ecco il motore in tutta la sua gioia, la gioia di essere un motore. Ah, vedo che forse c'è una parte rotta per cui non oscilla. Ma noi non ce ne frega se non oscilla, non ce ne frega niente. Ecco qua. Allora, l'oscillofono qui è, come vedete, sganciato da un qualcosa che evidentemente era... e dov'era? Era da qualche parte. Qua c'è un pezzo rotto. Chi lo sa? Vediamo, accendiamolo. Eh sì, lui dovrebbe stare fermo qui. Come vedete, se io gli metto un pezzo di fil di ferro, io lo faccio oscillare. E se lo alzo invece no, se lo abbasso, ecco, se lo alzo lui si ferma. Quindi io qua gli metto un pezzo di fil di ferro
spegniti. Metto un pezzo di fil di ferro, io me lo ficco con una violenza inaudita, con odio. Ecco, vediamo se riesco a fare un buco qua sotto in qualche modo. Sì, con violenza, con odio. Oh oh, non so cosa sto bucando. Però sì, ho bucato. Allora, lui gira? Sì. Lui continua a girare? Va bene. Fil di ferro. Vediamo se ci entra una fascetta. Perché se ci entra una fascetta è meglio. Perché il fil di ferro, ecco, c'è entrata. Perché il fil di ferro può danneggiare la plastica, invece la fascetta, essendo essa stessa di plastica, mi piace questa idea. Buco, fascetta. Tanto questo sarà un ventilatore che rimarrà qui in laboratorio. Ecco, io lo metto così. Vediamo come va. Vediamo se riesco a bestemmiare. Mi serve una pinza. Se riesco a bestemmiare. Ecco. Ecco fatto. Ok, vediamo se funziona. Ok. E come vedete sta funzionando. Certo, non gira magari come dovrebbe, però magari gira un po' storto. Però vedete, la fascetta si muove, quindi si adatta ai movimenti. Forse potrei stringere un po' di più. Però funziona, mi piace. Ed ecco, risolto in modo brutale un orrendo problema di oscillazione mancata. Ora, mentre sono qua, gli do una lubrificata con l'olio, in modo da evitare che si inceppi. E ho finito. Olio motore. Quando cambiate l'olio nella vostra auto, nei contenitori dell'olio rimane sempre un fondo. Recuperatelo, perché ce n'è abbastanza per fare piccoli lavoretti. Quindi ora io l'olio me lo ficco qui. Va bene, qua lascio acceso. Che cazzo mi fa? Ecco, vaffanculo. Sto facendo uno schifo. Ok, ora lo giro. Ah, bene. Ottimo. Ora se ci riesco a mandarmi un po' qua dentro, sono a posto. Ok, gliel'ho tirato proprio con una violenza. Però va bene. In teoria dovrei smontarlo, mettere l'olio e rimontarlo. Però sai che c'è, me ne fotto. E questo, volendo, lo posso bloccare. Ma io lo blocco, a me non interessa che si muova. Ecco. Però ora sta anche abbastanza fermo. Ecco, così. Sta decisamente più meglio fermo, meglio di più. Dovrebbe stare un po' più qua. Però non ci sta. Ma va bene così. Ora pulisco i pezzi e lo rimonto. Ricordatevi sempre che per smontare il ventilatore questa vite si avvita e si svita in senso antiorario, quindi così si svita, e per avvitarla in senso antiorario è al contrario delle normali viti, che così contrasta la forza centrifuga e non si svita da sola. Ah, ho pulito discretamente le griglie,
che sto andando a rimontare, se ci riesco. Il problema è sempre allineare questo foro. Ecco, così. Poi prendere il maledetto bulloncino e ficcarglielo dentro. Eh sì, facciamo le cose per bene. Tanto so già che questo bulloncino lo perderemo. Tra pochi istanti volerà via e non lo troveremo mai più. E avvitati, bastardo, avvitati, bastardo. Che sistema del cazzo. Va bene, ora basta chiudere le clip. Se perdete il bulloncino poco male, ci sono 40 clip qui. E il nostro ventilatore è riparato. Ora, non sta su come vorrei. Vediamo se riesco a stringere questa vite. Magari funziona. Con una violenza inaudita. Ah. Serve un cazzo. Accendiamo. Bene, non funziona più. È ovvio. Se non attacchi la spina sei un coglione. Ed eccolo. È meraviglioso. Ho volutamente lasciato la scritta al contrario perché è giusto così. Fa una quantità di aria pazzesca. Ed è alto un metro e sessanta, io oserei dire. 1,65 m. Adesso funzionano anche i tasti. Che meraviglia. Wow. È meraviglioso. Questa cosa è meravigliosa. Va bene. Grazie per aver visto questo video. La roba qua vola. Volano radiografie dentali. E io non capisco la gente cosa butta via. Per quale motivo butta via un ventilatore perfetto, sostanzialmente perfetto. Forse non funzionava la tastiera. Funziona perfettamente, bastava un attimo di attenzione con il WD-40. Ah, vabbè, era rotto questo, però adesso questo funziona, ma a me non interessa perché io lo lascio così. E buono, mi serviva proprio creare una ventilazione qui. Lo punterò verso quella zona che ha molta umidità e farò sempre circolare dell'aria. Questo rimarrà acceso per tutta la vita, per sempre, acceso per sempre. 1, 2 e 3. Il mio nuovo ventilatore. Lasciato apposta al contrario. Tiè. Per concludere il video ho cercato il ventilatore e l'ho trovato. È proprio lui, è esattamente lui. Stesso tipo, fatto nello stesso modo. È lui, è scontato, costa 70 euro, diciamo che il suo prezzo era 80 euro, quindi un signor ventilatore, devo dire, un signor ventilatore. L'ho anche trovato su Amazon, però in questo momento non riesco a trovare, qui c'è un altro sito che lo vende e siamo sempre sui 70 euro. E addirittura boom, qua era 139, boom. Vabbè, insomma, era un ventilatore costoso. Hanno buttato un ventilatore costoso e io l'ho trovato e ho guadagnato un ventilatore costoso.